Salve a tutti appassionati pistari e benvenuti a questo secondo episodio sugli stili di gioco di squadra di Football 2022. Oggi analizzeremo contropiede veloce. In fase di attacco, i giocatori si lanceranno appunto in contropiede, puntando direttamente alla porta avversaria. Come indicano le frecce, i giocatori tendono a correre appunto in linea retta, più che altro verso il centro, quindi scattando immediatamente. In fase difensiva invece i giocatori formano una linea abbastanza alta, un po' come era prima con possesso palla, per pressare appunto in maniera decisa e riconquistare subito il pallone lontano dalla propria porta. Una volta recuperato il possesso, i giocatori, appunto, soprattutto se nella metà campo avversaria, tendono a lanciarsi immediatamente in un contropiede rapido. Ecco, da qui contropiede veloce, perché l'obiettivo è recuperare palla alti e ripartire subito attaccando la difesa avversaria. Se invece viene perso il possesso palla, i giocatori vicini tentano di pressare in modo da recuperare subito il pallone, anche a costo di raddoppiare. Questo per cercare di recuperare appunto il pallone più alti possibili e così far partire il contropiede veloce che dà il nome a questo stile di gioco di squadra specifico. Veniamo appunto ai movimenti in possesso di palla. Subito tagli al centro, guardate, subito i giocatori che alzano la mano, segno appunto che stanno per scattare. Guardate qui, palla Kimmich che guarda un po' sull'esterno e c'è un taglio, guarda verso Lewandowski e c'è un taglio. Quindi i giocatori appena vedono che il passaggio potrebbe arrivare, subito alzano il braccio, si buttano in profondità per ricevere appunto palloni e quindi tendono a scattare. Ancora palla questa volta più arretrata, non tendono, vedete, ad avvicinarsi, c'è un buco verso il portatore di palla, mentre invece si predilige appunto lo scatto in profondità anche ai giocatori che sono molto lontani, anche sulle fasce, non soltanto al centro. Quindi l'obiettivo, ecco, è sempre partire sul field fuorigioco per ricevere i palloni in profondità. Ancora, palla ancora sull'esterno, guardate come scatta immediatamente sia all'esterno, sia all'attaccante, ma anche i giocatori che potrebbero essere più vicini. Non cercano quasi mai di prendere palla incontro al portatore, ma tentano appunto soprattutto di scattare in profondità, ricevendo lanci o passaggi profondi per trovarsi davanti al portiere. In fase difensiva la linea resta alta, come visto nel video precedente del possesso palla, questo per andare subito in anticipo e per cercare comunque di evitare la profondità, nel senso giocatori avversari che possono arrivare facilmente in area, questo ovviamente a rischio soprattutto dei filtranti. Ancora vediamo. Palla in difesa, linea che piano piano sale e arriva, guardate, anche se il portatore è quasi a centrocampo, la linea difensiva anche è quasi sulla linea del centrocampo, per cui si mantiene altissima. Anche qui bisogna stare attenti alle imbucate. E vediamo invece una volta recuperata palla, soprattutto nella metà campo offensiva, guardate, ecco il contropiede veloce, i giocatori che scattano destra e sinistra a tutti i lati e cercano immediatamente di puntare la porta avversaria. Tornano un minimo indietro, ma l'obiettivo è comunque quello di scattare. Ancora palla recuperata, subito guardate lo scatto della punta che cerca il pallone in profondità. E vediamo ancora, palla recuperata, questa volta un po' più dietro da metà campo, anche qui, appena si guardano gli attaccanti, subito lancio lungo perché i giocatori scattano sul field fuorigioco. Se invece si tende a perdere il pallone, guardiamo qui, come col possesso palla, la stessa cosa che accadeva, i giocatori vanno a pressare, ma non in maniera così decisa nella metà campo avversaria, lo fanno soprattutto nella nostra metà campo. Ancora, guardate, ci sono dei giocatori che vanno a pressare, un minimo anche a raddoppiare in maniera automatica, però non è che facciano questo pressing in maniera così esagerata, anzi, diciamo che tendono più che altro a posizionarsi davanti all'avversario, senza però fare niente di che per recuperare palla. Ancora qui, guardate, soltanto la nostra metà campo, allora sì che ci andranno un po' in maniera automatica, insieme a noi che controlliamo il giocatore, anche altri vanno a raddoppiare. Questo però appunto soprattutto la nostra metà campo e questo anche con il rischio di scoprire un po' qualche posizione, visto che partono dei raddoppi automatici. Ancora palla sull'esterno, ci va il terzino ma ci va anche il mediano, ecco qua il raddoppio, praticamente il COM qui ha recuperato palla da solo, ma il rischio è quello di vedere altri lati della difesa ovviamente abbastanza scoperti, anche qui c'era un minimo passo in avanti, un minimo raddoppio, questo cosa ha comportato? Un giocatore più libero sull'esterno, per cui occhio a questi raddoppi automatici. Ed eccoci ai pro e ai contro. Allora, per quanto riguarda i pro, perfetto questo stile per chi ama verticalizzare, per chi vuole soluzioni multiple in profondità, per chi vuole una manovra veloce in attacco e preferisce pressione e linea difensiva alta invece in difesa. Per
Per i contro, difficile ovviamente gestire palla, pochi movimenti verso il portatore perché sono molti in profondità, attaccanti che quindi si nascondono, raddoppi pericolosi in difesa e linea difensiva che, essendo alta, corre il rischio di subire dei filtranti. Ed eccoci alla fine del nostro secondo video sugli stili di gioco di squadra di eFootball 2022. Dopo il possesso palla, adesso abbiamo visto anche il contropiede veloce. Prossimamente, invece, valuteremo gli altri stili di squadra. Grazie per avermi seguito e ricordate se i giocatori si nascondono, se non scattano quanto volete, se non riuscite a impostare l'azione, pregate sempre l'idea di PES e sperate, mai come quest'anno, che lo script sia sempre con voi.